La vera forza di questo progetto, di questo bando che ha visto aggiudicatario il Comune di Pineto, con il quale Crognaneto ha legato una progettazione, è appunto l'unione di territori che da monte verso valle ragionano su progetti e su condizioni per la sicurezza pubblica. Parliamo di un bando che dà possibilità di monitoraggio per quello che può essere il dissesto idrogeologico, per quello che è il problema della grande diga di Campotosto, per lo scioglimento delle nevi, per l'asta fluviale, insomma. Un progetto che va nella direzione giusta della tutela del cittadino e particolarmente sull'informativa del cittadino, che è l'elemento prioritario, la prevenzione conta di più della repressione del problema. Un altro elemento essenziale e fondamentale di questo progetto è appunto la trasmissione. Il 2017 ci ha insegnato che l'isolamento è la cosa peggiore che può accadere, il progetto di per sé, il bando va in quella direzione. Avremo dei ponti radio che mettono a sistema i versanti, e non solo i versanti, ma la montagna con la pianura. Due comuni che sono uniti dal Vomano, un fiume tra i più importanti della regione Abruzzo, che se da una parte rappresenta e dovrebbe rappresentare una risorsa, dall'altra rappresenta un pericolo nei momenti di calamità. E del progetto è prevista anche la piattaforma, una piattaforma importante che va a monitorare passo passo le fasi di emergenza. Nel caso di Pineto sono considerati anche dei semafori, perché noi abbiamo dei sottopassi importanti, quindi anche la possibilità che il cittadino sappia prima di arrivare al sottopasso se ci sono problemi di allagamento. Ci sembra corretto, nel momento in cui davvero i danni maggiori del Vomano si ripercuotono sul nostro territorio, che anche la città di Pineto faccia parte del BIM. Capisco che non è una decisione dei comuni, è una decisione che deve coinvolgere il Parlamento, però sarebbe corretto anche di giustizia, perché i danni li abbiamo subiti veramente troppe volte come città di Pineto.